Signori, è uscita anche Milano, la prima, la seconda, la terza e la quarta della regular season ai tempi di quando vennero registrate, l'ultima di andata, non vinceranno la Coppa Italia, è passata l'Umana, sono passati i campioni d'Italia, partita finita 67-63 alla Vittifico Arena di Pesaro. Salutiamo Lorenzo che era presente all'evento, nostro un grande amico nostro che tifa Olimpia, che purtroppo ha dovuto subire questa sonora sconfitta da parte dei suoi ragazzi con una partita veramente con punteggio bassissimo, infatti 67-63 è un punteggio davvero bassissimo veramente. Comunque, secondo me se l'è meritata Venezia, che di solito è sempre stata avanti nel punteggio rispetto ai rivali meneghini, con la partita ho detto è finita perché erano più 3 per Venezia. Tiro da 3 da parte di Bramos e il Chacho Rodriguez spende un fallo sanguinoso. Tiro da 3 che non entra, quindi sono 3 tiri liberi per il cestista greco. Che succede? Una domanda. Dichi. Ma nel calcio come si fa a fare 63 punti? Andrea, ma stiamo parliamo di basket. Infatti ho letto. Vabbè. Pensavo che fosse una frazione che si doveva Che si ridurre. doveva ridurre, si doveva dividere e poi ti veniva un numero Stai decimale. aggiustando. Sì. Ok. Vabbè. Ma sono 6. Sì, tranquillo. Comunque, parliamo di questa tripla. Di questa tripla non tripla. Non c'è stata la tripla, quindi tre tiri liberi per Bramos. E lo subito che cosa fa? Li sbaglia tutti e tre. Però, che succede? Che a rimbalzo c'è un grandissimo Austin Day che riesce a raggiungere il rimbalzo. Così se la gioca molto bene Venezia. Addirittura Chappell resiste dal tirare una tripla davvero apertissima. Costruzione dell'azione perfetta da parte della squadra di Raffaele, che fa due tiri liberi, fa due facili facili con Mitchell Watt. Dall'altra parte abbiamo un Chacho Rodriguez che va in lunetta perché veniva speso subito il fallo da Venezia. Va in lunetta. Due tiri liberi per lui, entrambi messi a segno, e quindi si va di nuovo sul meno 3. Poi però fallo ovviamente su Austin Day perché erano già sotto i 24 secondi, fallo su Austin Day, così il buon Day ne mette uno su due, quindi mette due possessi di vantaggio. Nell'ultima azione Milano non riesce a colpire, non riesce a colpire col colpo della tigre, quindi esce Milano e ora vedremo chi affronterà domani alle 18 nella finalissima appunto l'Umana Venezia. Vedremo chi affronterà fra la Fortitudo Pompea Bologna e la Leppicasa New Basket Brindisi. Il post partita non so se arriverà, già questo è stato veramente fatto in extremis. Se vi è piaciuto vi ricordo like, mi piace, commento, iscrizione. Mi raccomando, seguite solo YouTuber seri e soprattutto state sempre dalla parte della palla a spicchi, della palla di calcio, del E ciclismo, lui del andrà full tennis. HD. Seguite Andrea Full HD che è serio, lui non come i mates. Seguite Formula 1 e MotoGP che non sbagliate mai e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!